Bentrovati a questa nuova edizione del TG Flash, emergenza siccità in primo piano. 3 milioni di euro destinati a serbatoi di accumulo di acqua piovana, reggimentazione, smaltimento di acque meteoriche e miglioramento dell'assetto idrogeologico sono questi gli obiettivi degli investimenti messi in atto dal comune di Belpasso. E questo quanto è stato reso noto dal sindaco Carlo Caputo. Il comune Etneo è risultato assegnatario di contributi per gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza finanziati con i fondi del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale. Le richieste di contributo sono state avanzate per 3 diversi interventi di reggimentazione e smaltimento acque meteoriche in altrettante relative aree territoriali, Belpasso Nord, Centro e Sud, per un totale di quasi 3 milioni di euro. Predisposti inoltre serbatoi di accumulo di acqua piovana con il sistema Acqua Box, che consentiranno di raccogliere parte dell'acqua piovana in 3 zone del paese, che verrà utilizzata per usi non potabili come il lavaggio di strade o interventi di urgenza. Nessuno si salva da solo, l'indipendenza è stupefacente, per la vita contro la droga. Sono questi alcuni degli slogan per la lotta contro l'uso di sostanze stupefacenti proiettati sulla facciata principale di Palazzo Chigi da ieri sera. Nell'ultimo decennio sono oltre 500.000 le persone morte per overdose o per cause riconducibili al consumo di droghe. Oggi, 26 giugno, in tutto il mondo ricorre la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe, istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1987. Ogni anno sul territorio nazionale vengono organizzate numerose iniziative e incontri allo scopo di combattere il problema e rafforzare la cooperazione tra paesi per raggiungere l'obiettivo di una società libera dal consumo di droga. Come rivela il report World Drug Report 2023, la sostanza più usata è la cannabis, con una stima di 219 milioni di consumatori, seguita da anfetamina, cocaina e sostanze sintetiche del tipo ecstasy. Eppure i dati sono allarmanti, sono oltre 129.000 le persone dipendenti da sostanze stupefacenti che hanno ricevuto assistenza nei servizi pubblici per le dipendenze SERD nel 2022. Gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato 2 giovani di 24 e 21 anni per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perlustrazione delle campagne in contrada ad Agala, i poliziotti hanno individuato una piantagione di cannabis con circa 50 piante ben curate nascoste tra vegetazione e rocce. Accanto alle piante sono stati trovati anche attrezzi agricoli, concimi e tubi per l'irrigazione, segno che la coltivazione era seguita con attenzione. Colti in flagranza i 2 giovani poco dopo, mentre si erano recati sul terreno con sacchi di terriccio, accordi per tubature e un fusto di plastica, alla vista degli agenti hanno tentato la fuga lanciando il fusto contro un agente. Dopo un'intensa attività di ricerca, i 2 giovani sono stati rintracciati e arrestati. I rossoazzurri ad Assisi dal 14 luglio al 3 agosto arrivano le date ufficiali del ritiro pre-campionato del Catania FC. Inizia a muoversi qualcosa anche in ottica calciomercato, Corazza e Anastasio in pole per l'attacco. Per la pallavolo la Saturnia Volley si prepara la prossima stagione, roster quasi al completo e grandi aspettative per il campionato che verrà. Per questa edizione del TG Flash è tutto, grazie della vostra attenzione, arrivederci. Futuro Production è anche su Radio CRT, sintonizzatevi sulla frequenza 94.4 per non perdervi i nostri programmi. Radio CRT, suona la vita. Dietro il bancone della nostra macelleria, la selezione di carni scelte è una tradizione di casa. Da generazioni, Cutuli si prende cura della vostra tavola con la garanzia di tagli tracciati e prodotti d'eccellenza. Una carne perfetta per soddisfare il palato e preparare i piatti più golosi. Cutuli, una passione storica per la carne di qualità. Piazza Manganelli 14, San Giovanni la Punta, Catania.